Ciao a tutti, benvenuti all'appuntamento con Scacchi e Giochi Strategici, puntata del venerdì, dedicata al ciclo All'ombra dei campioni. Dopo aver conosciuto Tassillo von der Lasa, dopo aver conosciuto Cécile de Vere, oggi andiamo a conoscere un altro talento indescrivibile, un talento pazzesco della storia degli scacchi, considerato uno dei più forti di tutti i tempi. Purtroppo non avrà il tempo di dimostrare di essere una forza della natura perché morirà anche lui molto giovane, all'età di 26 anni, purtroppo anche lui colpito dalla tubercolosi. Cerzak nasce proprio nell'anno in cui muore Cécile, 1873, in Ungheria, e morirà a Vienna nel 1900. Il giocatore che ha passato una vita di stenti perché proveniva da una famiglia molto povera. Era talmente povero che non riusciva nemmeno a noleggiare un libro di scacchi. E sapete cosa fece? Praticamente andò in biblioteca e si copiò a mano su un foglio di carta tutto il libro per studiarselo a casa. Era ridotto molto male. E fu allievo di Marocci, quello del famoso impianto Marocci della Siciliana, considerato il pioniere degli scacchi in Ungheria. L'Ungheria è sempre stata una nazione che ha, diciamo, dato alla luce campioni di scacchi in ogni epoca. Basti ricordare Marozzi, ma non solo lui, Čarušek, che andremo a conoscere oggi, Lajos Portis, Zoltán Ribly, Adorján, Peter Leko, Judit Polgár, tanti, tanti, tanti giocatori. Oggi come oggi abbiamo Rapoport, che è nei primi 10 del mondo, quindi l'Ungheria ha sempre un giocatore nella top 10 mondiale. È proprio una questione culturale, chiaramente è un paese della Mitteleuropa, paese come Germania, Cecoslovacchia, Polonia, un paese che fece parte anche dell'impero austro-ungarico, un paese che ebbe una forte immigrazione ebraica nel 1600 circa, fine 1500, inizio 1600, che contribuì a diffondere questa passione per gli scacchi. L'Ungheria, assieme alla Jugoslavia, poi fu uno degli unici paesi a poter contrastare il periodo sovietico dalla fine della seconda guerra mondiale fino agli anni 90. Basti ricordare che Ungheria e Jugoslavia forse sono le uniche nazioni, Ungheria sicuramente, in Argentina nelle Olimpiadi scacchistiche vinse loro, non solo la Jugoslavia, comunque erano le uniche nazioni che potevano in qualche modo ogni tanto qua e là riuscire a impensierire i sovietici. Però qui siamo ancora alla fine del 1800. Lasker è il nuovo campione del mondo. Nel 1896 Lasker diventa il nuovo campione del mondo e contemporaneamente a Lasker entra in scena questo giovane allievo di Marozzi. Lo stesso Marozzi ci perderà in un match. A questo punto Marozzi chiese agli organizzatori dei tornei più importanti di invitare anche lui, e
partecipò a 3-4 tornei con ottimi, ottimi risultati, ma era all'inizio, quindi non si può misurare la sua forza. Lasker disse che questo ragazzo poteva impensierirlo per un futuro campionato del mondo. Infatti, Lasker ci perse in una partita contro Charusek. Andiamo a vedere alcune partite. Andiamo a vedere la prima partita contro Cigorin, che all'epoca era uno dei pretendenti al titolo mondiale. Charusek era un giocatore aggressivo come i giocatori dell'epoca, ok, gambetto di re, però si stava già cominciando ad accantonare un po' questa apertura, no? Si sta andando verso insomma, il regno di Lasker, poi arriverà Capablanca, gli Echini. La teoria del gioco si evolverà. Ha fatto già un grande passo con Steinitz. Quindi si sta passando più da un gioco romantico ad un gioco opportunista, di speculazione. Cerusek che invece continua ad essere romantico. Andiamo a vedere prima partita con i pezzi bianchi contro Cigorin, che ha sfidato per ben 2 volte anche Steinitz per il titolo mondiale. Charusek è bianco e 4. Allora. E 4 e 5. F4, gambetto di re, la specialità di Charusek. Ok, tutti chiedono questo gambetto di re, piace, il gambetto di re piace perché, soprattutto giocatori amatori, piace perché è senza compromessi, ok. Devo dire una cosa, è iperteorizzato, ormai a grandi livelli non si gioca praticamente più, perché il bianco, ben che gli va, ottiene la parità, e ai giocatori di oggi non piace giocare solo per una parità semplificatoria col bianco, perché sono tutte linee che sono incasinate, ma sono incanalate, e quindi si arriva ad un gioco spesso un finale pari dove si liquidano i pezzi, però se non lo si conosce si può finire male. Ok, Cigorin accetta il gambetto. E qui Cerusek non gioca a cavallo F3, gioca a vescovo C4, che è la variante Steinitz. Variante Steinitz, detta anche variante del vescovo, e che mette subito il vescovo verso la casa F7, ma concede lo scacco in H4 al nero. Qui si perde l'arrocco, ok? Si sta con il re per aria. Ma la teoria comunque ha sentenziato che questo dà come minimo la parità al bianco. Chiaro, una parità l'ha sofferta, però oggi non si gioca più, però si blitz si può giocare. Qui non dà lo scacco di cavallo, di donna. Cigorin sviluppa cavallo C6. Qual è l'idea di cavallo C6? L'idea di cavallo C6 è di poter andare in A5 per cambiare questo forte vescovo. Ora, D4, affiancamento pedonale centrale, pezzo sviluppato. Ora qui si può dare lo scacco di donna per far perdere l'arrocco. O giocare cavallo F6. Cavallo F6 è una variante più moderna, va a attaccare subito il pedone E4. Vediamo. Cigorin gioca cavallo F6, non dà lo scacco, evidentemente pensa ad una preparazione di questo ragazzo che studiava parecchio. Lui non era come Cécile, che non ha mai studiato gli scacchi. Cerusac voleva studiare gli scacchi. Era disposto a copiare a mano tutti i libri pur di studiare gli scacchi. Cavallo F6 e 5.
Interroga il cavallo, molto molto aggressivo, molto molto aggressivo. Ora, qui, o si toglie il cavallo o si gioca D5 per attaccare il vescovo. Anche donna E7 potrebbe essere un'idea, quella di inchiodare il pedone. D5 di Cigorin, ora la presa en passant è brutta perché aiuta a sviluppare il vescovo delle case scure e bianco perde tempi. Il vescovo può andare o in B3 o in E2 o in D3. Come potete vedere, il motore consiglia soltanto vescovo E2, le altre danno già uno svantaggio sostanzioso. Anche vescovo B5 potrebbe essere possibile, ma il motore non piace questa linea. Vescovo B3. Vescovo B3 oggi è considerata inferiore, però all'epoca si poteva giocare. Qui Cigorin non gioca a cavallo E4, attacca la donna. All'epoca si badava subito al sodo. Si attaccava subito, si attaccava subito. Donna di 3. Non mette il cavallo in F3, sarebbe stata forse migliore. Una mossa comunque di sviluppo. Però Cerusac non voleva avere la donna poi sotto inchiodatura. Allora la mette in D3. Questo vi fa capire già che tipo di giocatore fosse. Sta speculando sul fatto che il cavallo è attaccato. Cavallo H5. Cigorin toglie il cavallo dalla presa. Ora si deve sviluppare il cavallo per presumibilmente, e lo sviluppa in H3. Attenzione, per caso la mossa più naturale sarebbe cavallo F3, però lui gioca una cavallo H3. Uno può dirmi perché gioca cavallo H3, che è considerata la migliore del motore, perché il cavallo da H3 attacca il pedone F4 insieme al vescovo, mentre il nero lo sta difendendo solo con il cavallo. Mettere il cavallo in F3 non farebbe pressione adeguata sul pedone F4. Per questo, vedete, per ogni sviluppo c'è una ragione, c'è sempre una ragione a scacchi. Giusto o sbagliata che sia, c'è sempre una ragione. Cavallo H3. Qui Cigorin aggressivo attacca la donna, cavallo B4. Voleva guadagnare tempi, all'epoca si puntava molto sui tempi di esecuzione. Qui donna C3. Il motore propone donna F1, che è molto forte in realtà, però è controintuitivo. Si tende a tenere il pezzo pesante sempre nelle caselle più avanti della scacchiera, ok? È una questione inconscia, umana. Donna C3. Cavallo A6, questo è un blunder di Cigorin, perché il cavallo era difeso. Qui bisognava continuare abbastanza energici, con donna H4 scacco, con F3. Cavallo A6 non ha idee perché il cavallo in A6 non riesce a giocare. L'idea di fare C5, avendo il cavallo in A6, è ancora prematura perché non avete ancora roccato, il nero deve ancora tirare fuori il vescovo delle case scure. Quindi cavallo A6 è antiposizionale, ha rocco corto, bianco comincia già ad avere una certa iniziativa. E qui Cigorin fa un blunder. Però sono quei blunder che uno dice, beh, insomma, lo dice il motore che è un blunder, però in partita magari non lo vedo. Qui esiste un sacrificio, lo dice il motore, andiamo a vedere come mai. Vescovo C4 scacco, uno dice, copro con G6, vediamolo un attimo. Sacrificio di vescovo, scacco, B per,
Donna per C6 scacco. E qui è costretto a giocare re 7 perché donna D7 perde la torre. Avete visto che il vescovo togliendosi non può più ricoprire lo scacco, per quello che c'è questo sacrificio. Il re perde la possibilità di arroccare, rimane al centro della scacchiera. E adesso comunque già dopo B3 la minaccia vescovo A3 comincia a diventare qualcosa di abominevole. Non sono facili da trovare queste mosse perché bisogna poi avere il fegato di giocare il sacrificio e vedere la tattica dietro a queste idee. In una blitz io non avrei visto questa combinazione, perché tatticamente faccio schifo. Mi sarei adagiato a torre F2 probabilmente. Torre F2 che mi dà comunque un discreto vantaggio. Io mi accontento di un piccolo vantaggio, poi se non vedo la combinazione vincente, amen, però bianco sta meglio in ogni caso. Vediamo se Charusek vede la combinazione. L'ha vista! La vede! Scacco. Ci sei, vedrà anche il sacrificio. Ma come no? Ma se giochi vescovo a 4 scacco, vedi il sacrificio. Spaventoso, scacco. Re 7, in balia della tempesta. E qui Ceruzek non gioca la migliore che B3 per aprire la diagonale al vescovo. Gioca la cattura del pedone. È un blunder ma mantiene vantaggio. Cavallo per. Vescovo per. Ora il nero ha anche il cavallo, ma no, non è impresa però. Qui sacrificio di qualità anche da parte di Rudolf, che Cigori non prende. Avrebbe fatto meglio a prenderlo secondo il motore. Partita complessa. H6. H6 serve per non farsi dare lo scacco in G5. Cavallo C3, vedete, Ceruzk se ne frega della qualità, sviluppa pezzi. Sviluppa pezzi e minaccia cavallo per D5. Qui Cigorin pensa di aver salvato baracca e burattini tornando indietro col vescovo. Però qui basterebbe già una mossa come B3. B3 attacca il vescovo. E poi ci facciamo il pedone D5 con scacco. Anche se la migliore è considerata dal motore vescovo C3. Ok, E6. Ceruzek, nulla di tutto ciò. Non attacca il vescovo. Ma chi se ne frega del vescovo? Ma qui bisogna aprire tutto. Aprire proprio. Uso i pedoni come un cavatappi proprio. Ma che roba. Cigorin attacca la donna. Cigorin dice, ah, prima o poi gli intrappolo la donna. A quel motore prende in considerazione una assurda vescovo C7. Vescovo C7 è assurda, uno dice, ma come? In C7 è impresa da ben tre pezzi. E il punto è che entra il torrone Pernigotti. Entra il torrone Pernigotti, bon, voglio vedere se Ceruzk gioca vescovo C7. È più umana donna B7 scacco. Molto più umana. Vescovo D6 scacco con la stessa idea di prendere poi col torrone Pernigotti in F7. E la gioca! E la gioca! Fa vescovo C7! Mostruoso! Mostruoso, 23 anni in questa partita, il buon Ceruzek, e non aveva giocato tante partite. E qui, forzato a perdere la donna, però Cigorin dice, ma se tu mi prendi la donna, io prendo la tua donna. Come continui? Come continui qui? Lui dice, ma io prendo la donna con scacco, ecco il segreto.
Cattura con la torre, scacco in B7, difende col torrone Pernigotti. Boom! Scacco di torrone Pernigotti, pseudo sacrificio di torre, vai. Presa, scacco, copre col vescovo. Ora, Cigorin dice, ho compenso, due vescovi per la donna, ma non lo so mica. E qui penso che sia game over, perché il punto E6 non può difenderlo. Torre 8. Ceusek non prende subito il pedone. Si poteva prendere, però gioca la migliore del motore, B3, perché il vescovo non ha case di fuga. Vuole mangiare tutto, anche il vescovo. Toglie il re, un po' dall'inchiodatura, cade anche il vescovo e con questo la partita. Questo è un antipasto di chi fosse Ceusek, il buon Rudolf. Ora andiamo a vedere un'altra partita. Seconda partita. Ma contro chi volete farlo giocare? Ha già giocato contro Cigorin, lo ha strapazzato. Volete mica che si possa privare di uno scalpo ancora più prestigioso? Chi meglio di Lasker, il campione del mondo in carica? Lasker era appena diventato campione del mondo e Steinitz si stava avviando alle porte del manicomio. Quindi Lasker, insomma, fresco campione 1896, contro un giovane di belle speranze. Lasker generalmente era uno molto spietato, era un opportunista, un uomo insomma senza valore. L'unico valore a lui lo dava o ai soldi o alla fama, non dava nessun valore ad altre cose. Ceusek, pezzi bianchi e 4 e 5, gambetto di re. Lasker lo accetta. Vescovo C4, Lasker sapeva già. Qui siamo al torneo di Norimberga, 1896. Norimberga, la città di mia moglie, una delle più belle città della Baviera, forse anche di tutta la Germania, una città medievale, una città molto bella. È la patria dei dolciumi e dei giocattoli, nonché ricordata per il processo di Norimberga. Ok, torneo di Norimberga, qui Lasker conosceva più o meno il gioco di Ceusek, sapeva che giocava questa variante, però lui secondo me lo snobbava. E qui lui gioca D5 per sorprendere l'avversario, non delle migliori contro questa variante. Però questo è il tentativo di destabilizzare un giovane in piena preparazione. Ceusek se ne frega. Mi dai un pedone? Intanto lo mangio, poi vediamo. Scacco. Posticipa lo scacco dopo la spinta in D5 perché così Lasker ha anche il vescovo che gioca. Ok? Un escamotages. Re F1 è forzata. G5. Siamo tornati un po' sui binari della classica. Lasker vuole tenersi anche il pedone. Cavallo F3 attacca la donna. Donna H5. Salva la donna. H4, ancora la migliore del motore. Motori c'erano anche all'epoca, fine 800, inizio 900. Poi furono i sovietici, dopo la prima guerra mondiale, ad abolire gli smartphone e i motori, ovvero
li tenevano soltanto per altre questioni militari o questioni di controllo pubblico, però a scacchi non si potevano più usare, perché la scuola sovietica doveva fare la figura di quelle che non avevano aiuti esterni. Però Ceausescu già conosceva i motori di scacchi, H4, Vescovo G7, adesso si scherza, chiaramente, però la verità è che i motori di scacchi hanno implementato nei loro programmi, insomma, i programmatori hanno inserito in questi mega database le partite di questi giocatori. Chiaramente il motore, si vede che l'apertura comunque è giocabile, la mettono tra le prime linee. Sono i motori che hanno imparato da questi giocatori, non il contrario. Oggi però sono i giocatori giovani, piccoli, bambini, che imparano dai motori. I motori hanno imparato dei grandi campioni. La scuola sovietica ha imparato dai vecchi campioni e ha creato una scuola sovietica. I giovani degli anni 90 hanno studiato, anni 80, 90, sulla scuola sovietica. I giovani di oggi studiano sui motori. Ok? Invece di studiare dai grandi classici, partono direttamente dai motori. I motori loro hanno imparato dai grandi classici romantici e ed è così. H4, Vescovo G7, cavallo C3, si sviluppa, cavallo C6, si interroga questo vescovo che andrà in B3 o in C4. Cambia poco. Ah, cambia poco, ma attenzione, se volete venire in B3 è perché volete tenere il vescovo a puntare su F7. Se andate in C4 vi potete riservare vescovo E2 per dare una scoperta alla donna. Quindi ogni casa in cui andate con un pezzo la dovete ponderare a seconda dei vostri obiettivi. Se il vostro obiettivo è quello di continuare a puntare F7, non giocate vescovo C4, vescovo E2, ok? Non dovete mescolare i piani. Vescovo C4, qui Lasker prova a incalzare, chiude il cavallo, D4, e qui c'è un vantaggio di spazio, di sviluppo contro un vantaggio materiale. E un re chiaramente non arroccato, cavallo D7. Re F2 ancora la migliore del motore. Re F2, una mossa che a pochi sarebbe venuta in mente. In data posizione, molti avrebbero giocato ad occhi chiusi vescovo D2, perché è una mossa di sviluppo. O vescovo E2. Per carità, sono ancora giocabili, ma la migliore e re F2 per far comunicare il torrone Pernigotti, per togliere il re dalla casa chiara, per dare un'ulteriore difesa al cavallo. Bene, qui Lasker cambia, perché se ora Ceausescu cambiasse di donna, vescovo per D4 prende il pedone a scacco, deve prendere di pedone. Infatti qui Lasker si sente tranquillo. A occhio, comunque, la posizione del nero sembra, dopo arrocco lungo, sembrerebbe solida. Scusate. E il bianco però ha i pezzi attivi, coppia di vescovi. Arrocco lungo, anche Lasker gioca la migliore del motore. H per G5, attacca la donna, di scoperto. Donna per pedone, ma questo è un blunder. Unica mossa vincente qui è cavallo E2. Non ce ne sono altre, tutte le altre pareggiano. Anche Torre G1 che attacca la donna, pareggio. Ce n'è una che vince la partita e Ceausescu la scoprirà. Oh, c'è una sola linea, vincente. La trova! Lui la trova! Cavallo E2. Idea.
Vescovo per F4, non è difficilissimo da vedere l'idea a cavallo E2 per un giocatore, ad esempio, della mia forza. Però c'è da tenere in conto il fatto che va fatta subito e non dopo torre G1. Questa è la differenza. Lasker toglie subito la donna, ma ormai il frittatone è fatto. C3. Per non correre rischi sul pedone di 4, tanto il pedone G5 è attaccato due volte e non è difeso da nessuno, quindi è perso. Lasker si lancia all'attacco del vescovo in C4, che è isolato, sospeso. Donna A4 difende il vescovo, cavallo per donna per Lasker, sta cercando di semplificare per portare a casa almeno un pareggio. Cavallo F6, vescovo per pedone. Ora, è un pedone in meno, un pedone in più per il bianco. Torni pernigotti che comunicano, vescovo fortissimo, donna fortissima, cavallo che è un po' passivo e re scoperto. Però è una partita vinta. Partita già vinta strategicamente. Cavallo in D7 da parte di Lasker. Forse per andare in B6. Donna A4 anticipa l'idea attaccando il pedone A6. Cioè. A6 di Lasker. Donna in A5. Minaccia semplicemente matto. Minacce semplici e dirette. Questo sono il segreto, soprattutto nelle partite veloci. Questa non è una partita veloce, però nelle blitz bisogna creare attacchi semplici ma incisivi. Una minaccia di matto. Si sa mai che l'avversario a corto di tempo non la vede. Lasker la vede, toglie il cavallo, cavallo G3, minaccia cavallo F5, il bianco ha il dominio delle case scure. E non patisce sulle case chiare. Questo è anche un segreto posizionale. E qui Lasker prova ad attaccare quel vescovo. Lasker prova a fare qualcosa, ma qui Cerusa se ne frega del vescovo. Attacca la donna, punta al bersaglio grosso. Donna F8, ora il vescovo è sotto cattura. Cerusa che lo sposta. Torre D7. Una mossa per difendere anche il traversino. Ok, qui il motore ti dice che sei a 6.7, ma la partita è ancora da giocare. La partita è ancora tutta da giocare. Qui un cambio interessante. Cerusa, che era anche un giocatore che aveva una sensibilità posizionale, perché chiaramente qui fa un cambio, ma è un cambio che sembra un po' assurdo. Da un pezzo fortissimo su avamposto come il cavallo in F5 su un vescovo apparentemente cattivo. Come mai fa questa scelta? Deve essere della tattica dietro. Donna e torre sono sulla stessa diagonale. Questo è già un indizio, però vediamo. Presa di donna. E qui offre il cambio delle donne. Il bianco ha un pedone in più. Ha re più centralizzato per il finale. Quindi gli conviene. Qui Lasker cambia le donne contando sul fatto che lui è campione del mondo e riuscirà a salvarsi anche col pedone in meno. Qui dà un pedone. E pedone, insomma, lo deve dare, perché se sposta il torne pernigotti cade H7. Quindi è una semplificazione che ha portato a rimanere con due pedoni in più.
è già game over. Però l'Asker dice: io sono campione del mondo. Questo qua prima o poi sbaglierà, no? Difende il vescovo. Cavallo va in F4. Centralizza ancora di più il re. Scacco. Re di 2. Non va in D3 per non prendere un altro scacco. Raddoppio i torroni per Nigotti. Ora l'Asker dice: ti attacco il vescovo e ti attacco il pedone F3. E lui spinge, ovviamente. Adesso ha un vescovo su avamposto. Fortissimo. L'Asker torna col cavallo in F4 per andare in D5 a disturbare il vescovo. Qui C4 è fortissimo perché toglie la casa al cavallo. Ma Ceruzac non è di quest'idea, lui vuole giocare attivo, non vuole togliere le case all'avversario, vuole giocare attivo. L'Asker prova a entrare col torrone per Nigotti, a dare qualche scacco, e adesso gioca C4. Adesso gioca C4 per darsi un'altra casa di fuga col re in C3. Manovrina di Asker, attacca il pedone debole. L'Asker torna indietro e difende il pedone. Alla fine l'Asker sta cercando di tenere quel pedone. E qui Ceruzac dice: io mi faccio due pedoni passati. No problem. E l'Asker dice: io cerco. L'Asker mi sembra un po' uno dei marinai del Titanic che con un secchiello cercavano di togliere damigiane d'acqua dal ponte della nave, dalle caldaie. L'acqua arrivava a tonnellate, loro provavano lì e là a tamponare. No? Qui tappi un buco, se ne aprono due. Ecco qua, Ceruzac spinge il pedone, cioè va, attacco la torre, via. Ma quante case ha quella torre? Ben pochi, perché anche se va in C7 arriva la mostruosa D6. E qui l'Asker ha abbandonato, soverchiato in lungo e in largo, sia tatticamente che posizionalmente. Campione del mondo in carica, nuovo campione del mondo in carica, appena insediato, no? E gli arriva subito questo. Gli arriva questa ammazzata nelle costole. Questo Ceruzac è mostruoso. Non partecipava quasi mai ai tornei, era povero. Se non veniva invitato con qualche wild card, non aveva i soldi per iscriversi. Non aveva soldi per provare a mettere su una borsa per affrontare i giocatori. Era anche malato di tubercolosi, quindi. Queste sono sfortune, no? A volte la natura ti dà un dono. Se tu vieni al mondo, anzi, prima di venire al mondo, c'è questa entità soprannaturale che chiamiamola destino, Dio, chiamiamola come vogliamo, arriva lì con due mani aperte, in una, come nel film Matrix, c'è la pillola rossa e nell'altra c'è la pillola blu. Prendi la pillola rossa, diventerai geniale, vedrai la verità, vedrai tutto. Sarai oltre ogni limite, ma sarai perseguitato dalla sfortuna, sarai giudicato male, ti ammalerai, avrai una vita breve. Avrai questo potere, ma avrai vita breve. Dall'altra, rimarrai una persona anonima che lavorerà, alleverà una famiglia, camperà fino a 90 anni. Rimanendo nell'anonimato, i geni scelgono sempre la pillola rossa. Come Cecil, come Murphy, come. E come questo Ceruzac. Von der Lasa un po' meno, perché Von der Lasa non era un genio. Era un diplomatico applicato agli scacchi con un grande dono del calcolo, ma non era un genio. Questo già studiava un po' di più di Cecil, non ha mai aperto un libro di scacchi. Murphy, pochissimo.
Questo voleva studiare, non aveva i mezzi. Chi ha pane non ha i denti, chi denti non ha pane. Per quello dico che Carsen è fortunato. Carsen scelse sia la pillola rossa che la pillola blu. A lui diedero la pillola verde, la pillola Green Pass, quella di poter essere il fenomeno dei giorni nostri negli scacchi e contemporaneamente avere successo, avere la salute, avere la famiglia. Per questo io non definisco Carsen un genio. Carsen è un virtuoso, ha un grande senso di tutto, della sua capacità scacchistica, però ha anche avuto dei grandi vantaggi, cioè partito avvantaggiato rispetto a molti, un padre sempre presente, pieno di soldi, famiglia, perché da piccolo Carsen era un bambino problematico. Bambino che poteva rischiare di fare una brutta fine, nel senso, ragazzi che possono essere facilmente presi da isterismi, da depressione o da dipendenze, e il padre si era accorto che questo bambino aveva qualcosa che non andava e gli ha insegnato gli scacchi. Ma non solo, lo ha portato in giro per l'Europa, gli ha fatto conoscere tante persone. Era un bambino introverso e grazie agli scacchi, insomma, è diventato il Carsen che conosciamo, ma è una persona piena di fragilità, anche se lo vediamo così forte. Si vede questa fragilità quando lui perde una partita e spacca il monitor del computer. È insofferente come persona, no? Ha qualcosa dentro che lo inquieta. È una persona inquieta, caso. Che poi sia adattato, sia coccolato, si sia anche creato un'immagine. È chiaro, fosse stato nelle condizioni di povertà assoluta, questo lo andavamo a trovare o in un cert o in una comunità, perché poi faceva quella fine lì. I geni, o comunque i virtuosi di una disciplina, si possono poi notare se chiaramente non ti va tutto contro, no? Se non gli va tutto storto. Chiaro che se una persona potenzialmente è un genio in un campo, un virtuoso, comunque potenzialmente un grande artista, un grande scrittore, grande poeta, grande medico, grande scienziato, ma dipende sempre dal percorso. A volte non ci arrivi nemmeno a capirlo, che sei quello che puoi essere. Perché non deve andare così? È sempre la scelta prima di nascere, no? Quale pillola scegliere? Io devo aver scelto la pillola rossa, ma era una pillola rossa tarocco. Nel senso che quello lì con le due mani, no? Probabilmente era uno che vendeva i tappeti in piazza, no? Tu volevi pillola? Allora, pillola blu. La pillola rossa, prendi pillola, Milo Leo pillola, tu prendi pillola rossa, io capire tu genio. Ok, io ho preso la pillola rossa, poi si è scoperta che era una pillola che non ha avuto, cioè ha avuto gli effetti in negativo, nel senso che mi ha tolto praticamente tutto quello che riguarda l'essere sociale, no? Lavoro, bella famiglia, amici, vacanze, lavoro, impegno, successo, tutte queste cose qua, le ha tolte. In compenso non mi ha dato neanche poi chissà quale genialità. E adesso non posso tornare indietro da babbo che mi dice, hai capito? È così. È così. Sono stato fregato prima di nascere io. Stato fregato prima di nascere. Bene, andiamo a vedere un'altra partita, però stavolta andiamo a vedere come gioca con il nero, il buon Cerusek. Allora, andiamo a vedere un po' come gioca col nero questo Cerusek. Chi meglio di Winauer, il materasso Winauer, quello che fu strapazzato in lungo e in largo da Cecil, era ancora vivo lui, è chiaro.
perché lui aveva una missione, secondo il destino e il volere della grande ruota cosmica. Guinhauer aveva un compito, non poteva morire prima di finire il suo compito di materasso dei geni. Era un buon giocatore, però era il pungible dei più grandi. No, lui doveva stare lì, questa era la sua sofferenza. Questa era, come dire, il suo karma è stato punito in questo modo. Lui doveva rimanere in vita a subire questi massacri che andremo ad assistere. Ora, Guinhauer pezzi bianchi, Cerusac pezzi neri. E 4. Cecilia aveva strapazzato Guinhauer con la sua stessa variante, la Guinhauer della francese. Perché Cecilia era inarrivabile. Cerusac, che non credo abbia addirittura tutta questa voglia di umiliare il povero Guinhauer, che ormai era arrivato ad un'età che se non gli hanno dato un'invalidità per colpa dei traumi subiti da tutte quelle sconfitte, non so come poteva essere tutelato. Quindi, e qui Cerusac, quantomeno non gli gioca la francese, è più umano. Com'è umano lei? E qui Guinhauer, attenzione, attenzione. Guinhauer era stufo di essere il pungible dei geni. Allora un giorno disse: ma io ho perso con Cécile contro la mia variante, la variante che ho creato io, la variante Guinhauer. Questo mi ha sbeffeggiato, mi ha rovinato l'esistenza, mi ha mandato dallo psicanalista. E io che cosa faccio? Mi ritrovo qui davanti. Colà è morto. Ma credo che siano state le maledizioni di Winnower. Gliene avrà tirate talmente tante che il povero Cecil è morto. E allora si presenta di nuovo un giovane, un altro considerato fenomeno. No, adesso basta. Adesso sono io che ti faccio vedere, che ti batto con la tua arma, il gambetto di re. Perché io sono Winnower, non sono un pungible. E lui gli ha detto: gioca al gambetto di re, ma io ti gioco il controgambetto Falkebeer, che secondo me non lo conosci. Guinhauer qui è rimasto scosso. Probabilmente se catturava il pedone gli giocava vescovo c4, ne sono convinto. Cavallo c3, presa, presa di cavallo. Qui siamo entrati in una variante molto, molto complessa del Falkebeer. È la variante Blackburn, non la conosco, devo essere sincero, io non gioco il Falkebeer contro gambetto di re quando gioco E5. Cavallo F6, D4. Sembra diventata una specie di difesa russa ma con i pedoni un po' sparpagliati, anche con pedone F4. Presa in D3. Presa in D3, Winnower, che io sto sviluppando pezzi. Vescovo c5, intanto Cerusac non lo fa arroccare. Donna e2, a me non me ne frega niente della rocco corto, al massimo arrocco lungo, ma non mi farai fare la fine che mi ha fatto fare Cecile. Arrocco corto. Cavallo c3. Cavallo c6. H3, porcheria. Ora le case nere collassano. Cavallo attacca donna. Donna di 1. Vescovo F5. Ora si cambia il vescovo, si cambia tutto. Ma sembra una partita che alla fine si possa liquidare una semplificazione, ma il nero sta meglio. Perché il bianco non riesce ad arroccare. Qui Winnower dice: io non voglio cambiare i pezzi, io voglio vincere, non voglio fare la fine che ho fatto con Cecile. Anch'io sono forte. Ok. Ho inventato la Winnower della francese. Ok. Cavallo H5. Adesso le case scure sono collassate. Case scure sono collassate qua.
Guardate che roba, guardate che buchi, una groviera. Vescovo E3 dice, io copro le case scure con Vescovo F2 poi. E Cerusek dice, vabbè, intanto ti cambio un vescovo, presa presa. E uno può dire, sì, ok, da scacco copre di vescovo, ma poi come continua il nero? Sembra tutto bello, meno 7,50, però poi bisogna capire come chiudere. E qui Cerusek che non gioca la migliore. Che sarebbe stata, secondo me, cavallo per C2 scacco. Donna per C2 cade il vescovo in E3. Qui Cerusek che vuole giocare diversa. Ora, se prende di donna arriva il doppiazzo. Se prende di re arriva al doppiazzo. Però qui Winnower cambierà le donne. E Winnower perde l'occasione di tenere a galla la partita. Dovrà cambiare le donne. E poi prendersi quel cavallo in E2, dare la qualità prendendo il vescovo è sospeso. Insomma, il bianco può ancora giocare per salvarsi. Però qui si espone a una continuazione. Prende il pedone con la donna, col cavallo, e attacca la donna, Cerusek, e qui Winnower, insomma, ha cavalli che gli saltano dappertutto, sembra di essere in un rodeo. Presa presa. No, potrebbe arroccare. Infatti, oh, finalmente mi sono arroccato, solo un pedone in meno, stavolta non perdo, stavolta non perdo, ho la colonna aperta, ok. Qui stacca il torne per Nigrotti. Ah, io lo salvo, io lo salvo. Okay. Forchettone a due pezzi, vescovo e cavallo. Ah, io prendo, qui prendo un pezzo. Cerusek prende il cavallo, adesso attacca ancora il vescovo. Ma io attacco il tuo cavallo, semplifico, entro in un finale di torri anche col pedone in meno e patto. Ok, scacco. Sposta il re. Salta. Salta qui e salta un altro, saltano altri due pedoni. Al posto di andare in un finale con un pedone in meno, Winnower finisce in un finale con tre pedoni di meno. E forse anche quattro, vediamo. E qui il povero Winnower ha abbandonato. Però attenzione, quando Cerusek si allontanò dalla scacchiera, Winnower ebbe una sorta di crisi epilettica. Tornando a casa, ha cominciato a darsi il voodoo. Ha preso pupazzetti con la foto di Cerusek, li ha infilzati con gli aghi e da lì a 4 anni Cerusek è morto. Quindi, da tutta questa storia all'ombra dei campioni, una cosa è sicura. Winnower porta sfiga. Battere, strabattere, umiliare Winnower porta sfiga. I due che l'hanno fatto sono morti da lì a pochi anni. Attenzione a Winnower. Ora, ultima partita, andremo a vedere. Cerusek. Non col Winnower così, no. Ma con il più forte giocatore dell'epoca, insomma, assieme all'Asker. Giocatore anche lui sfortunato, giocatore su cui ho fatto già un video. Veramente un Rain Man degli scacchi, questo qua. Giocava alla cieca a tre giochi diversi in contemporanea. Giocava a scala 40, giocava ai dadi, giocava a scacchi, giocava anche a dama e alla cieca. Pazzesco. Sto parlando di Filsbury. Ora andremo a vedere Cerusek contro Filsbury. Vediamo. Due geni questi, eh. Andiamo a vedere. Ok, ultima partita della puntata. Cerusek contro Filsbury. Anzi, Filsbury contro Cerusek, perché Cerusek ha il nero.
Pillsbury apre 1-4 e 5. Cavallo c3, partita viennese, detta anche partita ape. Cavallo f6, f4, gambetto viennese. Gambetto viennese. Molto molto interessante. Chiedo venia, ma il bianco ce l'ha Ceusek e non Filbury. Infatti mi sembrava strano che Filbury aprisse 1 e 4. Io giocavo sempre di 4, quasi sempre di 4. Altra partita col bianco, ma questa merita, perché qui andremo a vedere che Ceusek è anche un fortissimo giocatore nelle partite semplificate. Non era solo un attaccante. 4 e 5, cavallo c3. Cavallo f6, f4, gambetto viennese. Chiaramente lui morirà a Vienna, quindi, visto che sapeva che Winauer gliel'aveva tirata, ha detto: giochiamo per una delle nostre ultime partite, giochiamo la viennese. E qui una sorta di controgambetto Falkevia, giocata contro la viennese, che in realtà è la variante principale. D3, un approccio posizionale, spinge Filsbury, spinge in D4, il cavallo va, torna a casa. E Ceusek che non mi è piaciuto in apertura. Cavallo C6, cavallo F6. Anche qui Filsbury non ha giocato la migliore, però è una mossa naturale, va a inchiodare un cavallo, vescovo E6, vescovo E2, presa, presa di vescovo. Vedete che questa è già una partita più, pochino più tecnica, presa, presa, arrocco corto, donna D7 per arroccare lungo, vescovo G5. Filsbury aggressivo, contro un giocatore aggressivo bisogna essere più aggressivi di lui. I giocatori aggressivi patiscono i giocatori aggressivi. I giocatori posizionali patiscono i giocatori aggressivi. Certi giocatori aggressivi patiscono i giocatori posizionali, però generalmente un aggressivo non ama difendersi. Presa. Presa. Ok, qui ci sono stati dei cambi, si è un po' liquidata la situazione, gioco pari, strutture pedonali insomma abbastanza simili, anche se non sono perfettamente simmetriche. Cavallo E5, cavallo D2, F6, attacca vescovo, vescovo in F4, cavallo attacca vescovo, proponendo un altro cambio di pezzi. E qui Ceusek cambia entrando già in un certo partita avanzato, molto semplificato. Sviluppa la donna, arrocco corto, attacca la donna. Il bianco ora qui ha preso un po' le misure. Al nero, donna E7. Il bianco sta leggermente meglio perché ha un bel cavallo, ha una colonna aperta. Ok. Torre F5 blocca il pedone F5 per raddoppiare i torni perigotti. C6 a cosa può servire? C6 toglie delle case, le case chiare eventualmente al bianco, insomma, si prepara a fare B5 per scacciare questo cavallo. Perché dopo torre F5 non poteva giocare B5 subito anche. H4. Queste mosse, quando vedete un pezzo, un cavallo in G6, un cavallo in G3 o in B3 o in B6, bisogna spingere i pedoni laterali per andare a molestare. Ok. Donna in E6 inchioda il torno per Nigotti. H5, avanti, si continua. E qui forzate torre F4 perché dietro c'è la donna, la torre è attaccata. Okay, cambio di donne e Filsbury entra in questo finale.
è un finale pari. Ora qui vedremo Ceružek anche nella fase finale della partita. E Fisbury era un grande finalista, non era mica Winawer, che al finale non ci arrivava nemmeno. Winawer, poverino, morirà senza aver mai giocato un finale in vita sua. Povero Winawer. E qui, ok, la partita chiaramente, vado un po' veloce perché sono solo, alla fine manovre, andrò a commentare solo quelle determinanti, diciamo, quelle più importanti da un punto di vista strategico. Questa ritirata di cavallo ha una sua idea, quella di andare in B6, in D6 e cambiare anche questo cavallo. E lì, in finale, di solito Roni Pernigotti è veramente pari. Il bianco vuole aspirare un micro vantaggio e deve tenere il cavallo. Ok, Fisbury migliora la donna, G4, guadagna spazio per il finale, il re è avanzato, re potrebbe anche insinuarsi qui sulle case scure. B6, piano piano la posizione del nero, insomma, perde colpi, mossa dopo mossa. Ecco, il cavallo va in D6 per cambiarsi con quel cavallo, e lo cambia. Ho detto che insomma non bisognava cambiare per cercare di vincere, però qui la Ceruse con una profondità nettamente superiore alla media. Lui cambia il cavallo lo stesso. È difficilissimo vincere questo finale, ma come si fa? Può solo sbagliare uno dei due, probabilmente è più facile che sbagli il nero, ma non è detto. È un finale dove chi prova a forzare qualcosa di più della patta di solito perde. Qui Fisbury pensa di stare meglio perché ha le torri incolonnate. Vedete che il re è un pezzo in più che il bianco ha e che il nero non ha. Qui Fisbury prova a cambiare anche il torrone Pernigotti. Qui non cambia per non dare la possibilità a... Allora, se il bianco cambiasse il torrone Pernigotti, il nero prenderebbe di pedone, non solo per dare scacco, ma per pareggiare la simmetria dei pedoni. Le strutture pedonali diventerebbero simmetriche, da lì non si potrebbe veramente più vincere. Le uniche speranze di vincere in certi finali è la asimmetria dei pedoni e non la simmetria. Quindi se volete cercare di pattare un finale inferiore, cercate di nuovo di creare la simmetria di pedoni. Se volete, siete quelli in vantaggio, mantenete la asimmetria dei pedoni. Spero di essere stato chiaro. Fisbury cambia lui, ma cambiando lui la simmetria del pedone, non... vedete, le catene sono asimmetriche. Fisbury qui fa una porcheria. Spera che il bianco prenda quel pedone. Perché a quel punto lì non si vince più, perché il pedone D3 rimarrebbe debole per sempre. C4, questa è una giocata da Big Jim. Questa qui, signori, è la migliore del motore. Generalmente i più forti giocatori d'attacco dell'epoca non erano magari Chelsea finalisti, ma Ceruse che era fortissimo in tutto, in tutto. Questi personaggi qui, Ceružek, Cécile, Fontarrasa, sui canali italiani non li trovate, non li trovate, trovate solo qui, solo su questo canale. Potete, Ceružek so che hanno fatto dei video sui canali americani, inglesi, qualcosa, due o tre video li hanno fatti, ma i canali italiani non l'hanno mai trattato. Solo su questo canale, all'Ombra dei Campioni, scoprirete giocatori sconosciuti. Avete anche conosciuto Winawer, avete saputo che porta sfiga, quindi occhio quando andate a studiare le sue partite. Ok, re in F7. Fisbury prova ad avanzare re, B4. Ora, senza motore, uno guarda questo finale e dice, ma qui è un finale, sembra patto. Invece è un finale vinto dal bianco. Ma ci vuole tecnica, bisogna aspettare Karpov per vedere, insomma, catalogati questi finali nelle table base. A4. Il vantaggio di spazio del bianco è enorme.
Pillsbury prova a cercare un po' di tamponare. Guardate qui la furbizia, vuole tenere congelato il centro per vincere su una delle ali. Questa ala è bloccata, si gioca sull'ala di donna. E si cerca di fare A5 per entrare col torneo per Nigordi, chiaramente, l'unico modo per vincere. Pillsbury se n'è accorto, porta il re dall'altra parte, A5, però è troppo tardi. Porta indietro il re, vedete. Presa con il re, perché non prende col pedone? Non prende col pedone perché arriva lo scacco di torri. Cambia le torri, poi arriva E5 e vedete come tre pedoni valgono come due. Quando arriverà la rottura in E5, il re si avvicina, prende l'opposizione. E prima o poi entra in E6 e si va a mangiare i pedoni. Quindi, per quello che Pillsbury non ha preso di pedone, ha preso di re, ma è finita uguale. Ora la torre va in A5, idea di fare sempre E5, e vedete che Pillsbury capisce l'idea di E5 e mette il torneo per negoti, ma E5 vincente lo stesso. Da qui fermi tutti. Qui Cerusa commette un'imprecisione, non vede che dopo E5 il finale è vinto, e ha paura a spingere, paura che sia una mossa senza ritorno, di quelle che poi pattano e non puoi più riuscire a vincere. Va a giocare re in F3, vuole far perdere un tempo al nero, vedere cosa fa. Pillsbury piazza il torneo e Pernigotti al cambio, ma qui non bisogna cambiare assolutamente, altrimenti non si vince più. C5, scacco, la migliore del motore, ancora una volta. Allontana il re. Ha isolato il pedone in D4. Ora è difficile però andare a prendere questo pedone, perché anche la manovra torre A1, torre C1, torre C4, il nero ha la possibilità di fare torre E8, torre D8, difendere il pedone. Il problema che arriverà sempre E5, il bianco sacrifica il pedone e poi entra col re in E4, e questo re è tagliato fuori, il re è lontano dalle operazioni. Vediamo. Qui Cerusa che vuole portare il re dall'altra parte, perché il nero non ha spinte di rottura, effettivamente sull'ala di re non ha spinte di rottura e la torre è incastonata. Il re può andare a spasso dove vuole per la scacchiera. La torre di Pillsbury è in prigione. Non ha sbocchi. Non ha spinte di rottura. Non può aprire colonne la torre di Pillsbury. Guardate che roba. Guardate che marcia con il re. Pazzesco! E Zugzwang per il nero. Ma qui Karpov poteva immaginare una cosa del genere. E adesso torna indietro con la torre. Ha portato il re dove lo doveva portare. Forse vuol giocare torre 1 e fare E5. La chiave di volta per vincere è fare E5, ma fatta con i pezzi collocati nel modo migliore. Pillsbury può solo ciondolare con la torre. Vedete? Vedete che adesso arriverà E5. E Pillsbury adesso non può togliere la torre in difesa perché cadrebbe di 4. Guardate che finale. Re E5. Ok, è arrivata la rottura definitiva. Presa, presa. Ora questo il pedone crolla. E non c'è santo che tenga. Ciondola col re. Attacca il pedone. E Pillsbury furbescamente dice: io mi rifaccio su questi due se tu prendi il pedone. Chiaramente se si prende il pedone non si vince più. Piccolo problema. Scacchetto però. Scacchetto. Scacchetto. E qui ancora si può prendere in G7. Infatti prende G7. Pillsbury prende F5, a prendere D4 non so se vada bene,
migliore Torre Gisè perché attacca tutto il traversino pieno di birillini neri. Si gioca a bowling, infatti, è favoloso. Cioè, cade quello, ma ne cadono tre. Prese. Diciamo, ne cade, massimo ne cade ancora solo uno. Scacco. Presa. Ora abbiamo due pedoni passati liberi contro uno sulla lira. E infatti Finsbury prova a spingere il pedone H libero. Perché a volte un pedone è più veloce di due pedoni. Okay? Bisogna sempre vedere a che livello stanno i pedoni. Qui se ne frega Ceruse che va avanti col re. Spinge, spinge. Spinge, chi arriverà prima? Beh, ora credo torre H6 e poi re C6. E credo che sia finita. Vediamo. Infatti, la torre sta dietro al pedone per vincolare la torre alla difesa. Qui Finsbury si disinteressa del pedone H per andare a prendere il pedone C. Scacco. Intanto ora si porta il re sull'ultima traversa. E qui si può minacciare re c6 sicuro, ma fortissima re c6. Perché re c6 non solo minaccia reti di matto, ma fa avanzare il pedone passato, sacrificando il pedone in b4, scusate. Ecco, infatti, gioca la migliore presa e adesso si spinge di 5. E questo finale è vinto. Perché il pedone non può essere spinto, la torre non dà scacchi, questo non lo ferma più. Due pedoni liberi passati sulle ali sono troppo lontani. Ci prova ancora, però qui D6, oh, la prima scacco, D6, e qui non si può fermare il pedone, e Finsbury ha abbandonato. Ceruzek, fenomeno, fenomeno assoluto. Però da lì a 3 anni, siamo nel 1897, credo, e lui morirà 3 anni dopo. Campione sfortunato, all'ombra dei campioni, perché queste persone, no, che hanno osato battere Winnower e demolirlo, si sono presi la maledizione di Winnower e sono morti giovani. Lasker con Winnower ci vinceva, ma giocava 150 mosse, vinceva per il pedoncino, gli faceva i complimenti, diceva no, guarda, hai perso perché contro di me, insomma, oppure contro Steinitz, no? Gli dicevano sempre, guarda, hai perso in maniera onorevole. Eri stanco, io sono il campione del mondo, hai fatto bella figura. Allora lui si tranquillizzava, diceva, vabbè, sono arrivato a 150 mosse contro il campione del mondo, non gli tirerò la maledizione. Ma questi qui erano giovani, sbarbati, arrivavano dal nulla, prendevano Winnower, lo giravano come se fosse una trottola, lo usavano come Punchball al Luna Park, lo mettevano dentro. Sapete il disco che gira, fa girare c'è la ruota che gira dentro la ruota, più giri fai e più sei forte, lo mettevano dentro quella ruota e lo spingevano, no? Come con la forza di Bud Spencer. Psss. E vedevate Winnower partire per addirittura uscire fuori dai binari. Per forza. E quindi questi personaggi qua, un po' dimenticati. Li riscoprite su questo canale. Ora, domenica, non so se fare il video, sono anche un po' stanco. Ho fatto un bel torneo ieri, ho fatto 6 su 7, imbattuto, performance da 2417, era una settimana che non giocavo più a scacchi, mi sono sentito più leggero, effettivamente. Una partita l'ho giocata a mo' di porcheria, però il mio avversario fortunatamente ne ha fatta una prima. Ok,
E dicevo, video, sicuramente martedì e mercoledì andremo avanti con Talbot Winnick. Domenica magari. Stavo pensando. Magari, non lo so. Avevo in mente di fare un video commentando un video girato su YouTube. È un video che fa vedere le varie ipotetiche liste Elo dei giocatori dal pre-Morphy fino a Carlsen. Ok, fa vedere la top 10 anno dopo anno. E da quello volevo andare piano piano a scoprire i campioni, no? All'ombra dei campioni, per vedere il loro livello, quanto è durato alle spalle dei campionissimi. Vedrò, ma potrebbe essere una puntata a sorpresa. Venerdì prossimo, sempre all'ombra dei campioni, visto che vado anche in ordine cronologico più o meno, qui siamo primi del Novecento, andremo intorno agli fine anni 20, inizio anni 30 del 1900, e piena epoca Capablanca agli Ichi. Andremo a scoprire chi fu il giocatore più forte dietro di loro. Ci fu un giocatore che praticamente nessuno conosce, che era il numero 3 delle liste dell'epoca. Almeno in Italia è semi sconosciuto. Un giocatore statunitense. Non voglio ancora svelarvi il nome. Però sono quei giocatori, no, che non so, non vengono presi in considerazione. All'epoca c'erano gli Echi e Capablanca. E tutti gli altri come se non esistessero. Erano talmente splendenti, talmente potenti, un po' come è successo nel periodo Kasparov-Karpov. Qualcuno di voi si andava a vedere chi era il 3, il numero 3, il numero 4, il numero 5 del mondo all'epoca del Kasparov-Karpov? No, si guardava Kasparov e Karpov. E io da bambino vedevo il match Kasparov-Karpov, pensavo che ci fossero solo loro. Cioè, mi ero fatto la domanda, ma c'è qualcun altro oltre a loro due? A volte mi veniva risposto così da chi si interessava un po' di scacchi. Andavo dal barbiere, il barbiere rispondeva: ma no, c'è Kasparov e Karpov, gli altri non so manco chi sono, giocano solo loro. Nessuno sapeva se c'erano altri grandi maestri. E lo stesso vale nel periodo Capablanca Liechin. Ma io sono andato a scovare il più grande talento dell'epoca, che sfortunatamente è finito nell'epoca in cui c'erano Capablanca e Lagliechi. Perché è una sfiga nascere nello stesso periodo, come dire, io sono un grande artista, un grande artista, dipingo, faccio, colpisco, creo, faccio tutto, ma nasco nell'epoca di Leonardo da Vinci. Che cavolo è? Purtroppo certe persone vengono collocate dal destino nel momento sbagliato, al posto giusto, ma nel momento sbagliato. Andiamo a parlare di questo giocatore che qui in Italia credo sia sconosciuto ai più. Ok, con questo è tutto. Vediamo, o ci vediamo domenica oppure ci vediamo martedì prossimo. Buon weekend a tutti, ciao e arrivederci.